un paio di anni per Siamo molto contente e orgogliose in realtà di essere state ospitate dal Festival dell'Arte sul Mare quest'anno, un invito meraviglioso che mi ha rivolto Pier Nicola Cocchiaro. E noi come Museo del Mare siamo soprattutto dediti appunto alla didattica, lavoriamo tantissimo appunto con i bambini, con le famiglie, soprattutto di San Benedetto, e teniamo moltissimo al fatto che il Museo del Mare continui ad essere un posto dove si tramanda la memoria e la tradizione locale, per cui abbiamo utilizzato l'arte che io sin da piccola vivo in maniera quotidiana, sono figlia di un artista, per cui il primo amore per me è stata l'arte, e trovo e credo che l'arte sia un mezzo di comunicazione potentissimo, importantissimo, che sia come il testo scritto abbia lo stesso identico valore. Per cui i bambini che partecipano ai nostri laboratori creativi, del motivo per cui Pier Nicola ci ha coinvolti quest'anno nella realizzazione di questo bellissimo murales, sanno che l'arte innanzitutto è comunicazione ed è socialità, perché loro stanno, come vedete, socializzando moltissimo, e attraverso appunto l'arte loro riescono a conoscere non solo la realtà che li circonda, perché a conoscere soprattutto il patrimonio cittadino, che è la cosa più importante, ma soprattutto sanno che attraverso l'arte possono sviluppare la loro conoscenza della realtà, e soprattutto è importantissimo per lo sviluppo della persona, del bambino innanzitutto. Già siamo partiti ieri con un murale. Il murale è stato ideato da Rachele Morganti, che vedete alle mie spalle, che è una delle operatrici, delle mie operatrici del Museo del Mare, e che è anche un'artista. La tematica lega la tradizione con la modernità. Abbiamo voluto riprendere la tematica dello sciò, che insomma è questa tromba marina spaventosissima per i marinai, la leggenda narra che all'interno di ogni imbarcazione c'era un tagliatore, cioè una persona che aveva la capacità di sconfiggere lo sciò tracciando proprio un segno, un taglio ideale nell'aria e sconfiggendolo. Quindi abbiamo pensato che questa volta il tagliatore dovesse essere un bambino, infatti abbiamo proprio rappresentato nel murale un bambino che sta tagliando in due lo sciò, proprio perché, dato soprattutto i tempi che abbiamo appena attraversato e ci auguriamo che non tornino più, siamo consapevoli che in primis quello che è mancato ai bambini è proprio la libertà e soprattutto la socialità, per cui siamo consapevoli e convinti che però questa brutta situazione ha rafforzato maggiormente le future generazioni, e queste future generazioni saranno coloro le quali rischiareranno, faranno tornare l'alba così come fa il tagliatore del nostro murale. Può bastare? Mo però devi tagliare a metà quella roba che ha fatto. Stavo uscendo con quello modo e loro con quello lì.